Ciao a tutti e benvenuti su Zenith Factor. In questa prima serie faremo la storia di Destiny, uno dei giochi più attesi del 2014, nonché uno dei più giocati. Ok, andiamo. Eccoci qua. Allora, in Destiny si usa un guardiano, uno degli ultimi difensori della razza umana, diciamo. In sostanza non c'è una gran differenza tra le tre classi. L'unica cosa che sono le abilità. Per esempio, una che è molto usata nei raid a livelli alti sono il cantore del sole con la radianza, in quanto può resuscitare lo stregone. Invece il cacciatore può diventare invisibile e nei raid ad alta difficoltà è un'abilità che può essere utile. Il titano invece, l'abilità che si usa di più è la bolla, in quanto resiste a qualsiasi danno. Allora, diciamo che io personalmente non ho una preferita tra le tre, semplicemente ho iniziato la mia avventura su un titano. Sopra, su un titano, l'ho iniziata sopra. Vabbè, ho iniziato la mia avventura con un titano, quindi io prenderei per iniziare la storia nuova con questo. Ovviamente ognuno può fare la scelta che vuole, non c'è una classe più forte o una più debole, ognuno ha le sue, diciamo, i suoi punti di forza e i suoi punti deboli. Ok, partiamo. Qui si può personalizzare l'aspetto del proprio guardiano. C'è una buona scelta, non eccezionale, però in molti giochi ho visto di peggio. Allora, si può fare maschio o femmina, si può fare insonne, che è una razza di umani, diciamo, modificata. Ecco, e poi si può fare anche un exo, che sono tipo degli androidi. Anche questi non so perché, sono maschio o femmina. Non chiedetemi la differenza, che non la so. Ok, l'abbiamo creato. Bello come un fiore. Ciao, partiamo. Lo chiamammo il viaggiatore e il suo arrivo ci cambiò per sempre. Grandi città furono costruite su Marte e Venere. Mercurio divenne un pianeta fertile. L'aspettativa di vita triplicò. Fu un'epoca di miracoli.
Guardavamo la galassia e sapevamo che il nostro destino era camminare nella luce di altre stelle. Ma il viaggiatore aveva un nemico. L'oscurità che lo cercava da eoni nei bui vortici dello spazio. Molti secoli dopo l'età dell'oro, l'oscurità ci trovò. E fu la fine di tutto. Ma fu anche un inizio. Possibile? Eccoti. Guardiano. Ha funzionato. Sei vivo. Non sai da quanto tempo ti sto cercando. Sono uno spettro, anzi, sono il tuo spettro. E tu, ascolta, tu eri morto da tanto tempo. Perciò vedrai molte cose che non riuscirai a capire. Siamo in pericolo. Ci faranno a pezzi. Devo portarti alla giocata. Non muoverti. Non preoccuparti, sono qui con te. Dobbiamo muoverci, presto. Territorio dei caduti. Qui allo scoperto non dureremo a lungo. Entriamo nelle mura. E così inizia il gioco. Allora, eccoci qua. Sorpresa, siamo vivi. Sorpresa, abbiamo uno spettro. Sorpresa, siamo morti da tanto tempo. Allora, come potete vedere, graficamente il gioco è eccezionale. Forse uno dei migliori giochi del 2014 in quanto a grafica. Ovviamente non è solo questo che rende Destiny uno dei migliori giochi del 2014. Allora, muoviamoci. Ok, eccoci qua. Me ne contento. Ok, fammi pensare. Troviamo un'arma prima che i caduti trovino noi. Questo è un mini menu, diciamo. Possiamo vedere le missioni attuali e al limite attivare una moto stile Star Wars, una si chiamano Astori, oppure tornare in orbita sulla nostra astronave quando e o se ce l'avremo. Bene, ci siamo. I caduti amano il buio, noi no.
Ci serve più luce. Vedo cosa posso fare. Cerco un po' di legnetto da sfregare. Un altro di questi sistemi bellici protetti. E solo qualche secolo di entropia che vuole ostacolarmi. Eccoci qua, col nostro bel fucile. Confido che tu sappia usare. Tutto rotto, se riuscite a vederlo. Vabbè. Si può far troppo schizzinoso inizio gioco. Potete vedere gli effetti di luce sono spettacolari. Allora. In Destiny la storia non è propriamente tutta nel gioco. In quanto hanno fatto una cosa un po', secondo me, sbagliata, ma ognuno giudica da sé. Praticamente la storia nel gioco è solo una parte, in quanto gli approfondimenti della storia o anche qualche personaggio che viene solo accennato si può, mentre non tutti, si possono approfondire tramite le carte Grimorio, che non appena ho iniziato questa avventura ho sbloccato in basso allo schermo. Queste carte Grimorio possono essere visualizzate solo sul sito della Bungie o dalla app dei telefoni smartphone. Allora, andiamo avanti. Eccoci qua, va. Ecco, questa è una carta Grimorio. I nemici qua sono strutturati come un, diciamo, un FPS, MMORPG. Hanno dei livelli, ovviamente se tu sei troppo basso di livello non gli fai niente. Per facilitare l'uccisione dei nemici c'è però la possibilità di colpirli in dei punti critici. Questi è la testa, come vedete i numerini gialli indicano che hai fatto un Q, e poi hai messo a segno un punto critico. Ovviamente all'inizio sarà tutto così, cioè metteremo mezz'ora a far fuori i nemici in quanto siamo deboli. Davanti a noi ce ne sono altri, ma dobbiamo passare. Coraggio. Allora, stai fermo, ti ammazzo, se no. Vabbè, uccidiamo tutti a cazzotti. Spariamo munizioni. Questi nemici che sto uccidendo sono i caduti, una delle razze di alieni che affronteremo nel corso del gioco. Qui i caduti sono più presenti che mai. Andiamo avanti. Speriamo che là fuori sia rimasto qualcosa. In giro per il gioco troveremo anche degli spettri morti che ci daranno approfondimenti sulla storia con queste carte Grimorio. Ovviamente è una sorta di caccia al collezionabile come tanti altri giochi, solo che per approfondire la storia devi trovarli. Questo era un vecchio cosmodromo, partivano navi per ogni due. Deve esserci qualcosa che possiamo pilotare. Oh no! Arriva qualcosa!
Non so chi ha disegnato queste astronavi, ma sono veramente brutte. Navi dei caduti, così vicine alla superficie. Dobbiamo riuscire a superarle. Ovviamente con questo fucile ci metteremo una vita a passare. Ecco, abbiamo sbloccato un livello. Una volta sbloccato il livello, ci si può potenziare. Ecco qua. Questo è il menu dove si può aggiornare il proprio guardiano. Quando si trovano pezzi di armatura o di armi, si possono equipaggiare qua. Quando invece ci sono potenziamenti, si va a potenziare la sottoclasse che si è equipaggiata. In questo caso, all'inizio del gioco, se si usa il titano, per forza questa. Assaltatore. Ora dobbiamo cercare una nave per poter scappare. Ah, ma crepano. E abbiamo tutti a casa. Ecco una nave. Dobbiamo distruggerli. Allora, scegliamo prima quelli più deboli. Però siamo prima ad arrivare. Ah, proviamo sta granata, no? Perfetto, non serve a niente. Ok. Ok, vediamo di andarcene da qui. È qui da un po'. Non fa un ipersalto da secoli. Per fortuna i caduti non l'hanno distrutta del tutto. Può volare. La rimetto in sesto. Sarà un granché, ma forse ci porterà alla città. Ah, a proposito di quel caso. Ti porto dentro. Torneremo quando sarai con te. Andiamo a casa. Questa è la schermata di fine missione dove vedremo l'esperienza ottenuta e le ricompense. In questo caso, l'astronave.
Benvenuto nell'ultima città sulla Terra. L'unico luogo ancora protetto dal viaggiatore. Secoli per costruirla. E un attimo per distruggerla. E questa torre è la dimora dei guerrieri. Questa è l'amministratrice che ogni tanto ci darà qualche bel regalino o oggetti smarriti, non abbiamo tirato su durante le missioni. Questi simpatici signori ci daranno le varie missioni della storia. Alcune cellule di questo corpo sono nate. Con questo si conclude il primo episodio della serie di Destiny, spero vi sia piaciuto. Alla prossima. Chiudo il video ringraziando Yotobi e Daniele Doesn't Matter.